Con l'estate erano tornate ad esercitare costantemente il proprio fascino le adescatrici di anziani, tre donne di 20, 27 e 40 anni, originarie della Romania e domiciliate in campi nomadi del Bolognese, che si appostavano lungo Viale Baccarini attirando l'attenzione degli anziani. Da tempo ormai le forze dell'ordine hanno accertato il modus operandi di questa categoria di malviventi: attirare gli anziani con promesse a sfondo erotico sessuale per poi mettere a segno furti, rapine e vere e proprie estorsioni, con le vittime che vengono ricattate facendo leva sul loro senso di vergogna. Delle tre donne, una, la 27enne, era già conosciuta ai militari dell'arma. I carabinieri le avevano notificato un foglio di via nel 2015 allontanandola dalla città, un provvedimento che evidentemente non ha impedito alla ragazza di tornare a sondare il territorio alla ricerca di vittime e che ora l'ha portata ad essere denunciata per aver violato il divieto di ritorno. Tutte e tre le componenti della banda, invece, sono state denunciate per molestie. La nuova operazione rappresenta l'ennesima occasione per lanciare un avvertimento nei confronti degli anziani: evitare le avance e le promesse galanti di queste donne, solite appostarsi in luoghi frequentati come alle uscite dei supermercati, vicino alle chiese, persino dietro il Duomo o appunto lungo il viale della stazione. Oltre ad essere derubate, non è raro infatti che le vittime vengano minacciate fisicamente, se non addirittura aggredite per essere rapinate.